150 e bocche de porto, quanto se granda sta iso e hai magro il tesoro. Eccoci, sono nato in un'altra Venezia, una città completamente diversa da quella di oggi, una città che non c'è più e di cui si è anche perduta la memoria. Eppure al primo sguardo sembra ancora la stessa. Piazza San Marco è ancora lì al suo posto. Anche Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto. E le calli, i ponti, i campi, i canali portano ancora gli stessi nomi. Devi fare sempre le stesse strade per raggiungerlo. Anche l'Arsenale, con le sue vecchie mura alte e sbrecciate, non ha cambiato casa. Continua a svettare nel centro del sestiere di Castello, proprio qui, che è il più antico e popolare, quello che abbraccia la parte più est della città, lì dove Venezia finisce, dove è la patria di Cocis. Anche Venezia a prima vista sembra uguale, anche Castello, le stesse case basse, le osterie, i bambini che corrono per le calli, i vecchi che giocano a carte, i banchi del pesce e della frutta e la biancheria stesa ad asciugare sulle corde tirate da un balcone all'altro. Sembra uguale, ma non è così. Solo le pietre sono rimaste uguali. Le persone che ci stanno intorno e la società sono profondamente cambiate. La Venezia di Cocis, quella appena uscita dalla guerra, la Venezia della fine degli anni 40 e degli anni 50 era molto diversa da oggi. Come l'Italia che si leccava le ferite di un conflitto disastroso cercava di rimettersi in piedi per ripartire in qualche modo, Venezia era povera, in alcuni sestieri poverissima. Non c'era il turismo, non c'era la miniera d'oro dei 22 milioni di visitatori che ogni anno portano fiumi di denaro. Non c'era lavoro e non c'era da mangiare. Castello, il sestiere di Cocis, questo era uno dei più poveri e dei più popolati. Era la tana rabbiosa, umida e malsana di un sottoproletariato che viveva rintanato, emarginato e incattivito, che non aveva niente e che cercava in tutti i modi che poteva, anche rubando dove c'era da rubare, di procurarsi i mezzi per una faticosa sopravvivenza. Di questa non classe sociale, che sognando i miti del riscatto individuale è stata progressivamente marginalizzata e poi dispersa in quell'esodo inarrestabile che ha colpito Venezia negli ultimi 50 anni, oggi non resta più nulla. Restano solo ricordi sbiaditi, brandelli di storie, come la storia di Cocis, che non è solo la storia dell'ultimo bandito veneziano, ma è anche la storia di un figlio della miseria nella città dei dogi, nella città dei ricchi palazzi e dei grandi alberghi, un figlio del sottoproletariato, dell'emarginazione, della disperazione, della fame e degli insulti della gente. Sento paine e tirivi in bacan, sento 50 e bocche de porto.